la democrazia come un metodo per prendere decisioni collettive. Ora, si chiama gruppo democratico quel gruppo in cui valgono almeno queste due regole per prendere decisioni collettive. Primo, tutti partecipano alla decisione direttamente o indirettamente. La decisione viene presa dopo una libera discussione a maggioranza. Queste sono le due regole in base alle quali a me pare che si possa parlare di democrazia nel senso minimo e ci si possa mettere facilmente d'accordo per dire dove c'è democrazia e dove democrazia non c'è.